che si è fatta una vesta scullata, non capiello coi nastri che rose, stiva mezza tre o quattro sciantose e parlavo francese così. Fui ladriera che d'aggio incontrata, fui ladriera tu l'hai ignorita giovoluto bene a te. Tu mi hai voluto bene a me, ma non c'è mamma più mai potuto distrattamente. Si doce come zucchero e non sa faccia d'angelo, da serva vanganna. E dopo il Pizza Village, ecco qui che veniamo a trovare le nostre pizzerie. La pizzeria Brandi, che è famosissima perché è stata la prima pizzeria a Napoli a fare la pizza margherita. E quindi abbiamo in nostro onore una dei proprietari del ristorante. Vogliamo un attimino farle qualche domanda perché siamo curiosi nel sapere il perché la pizza margherita è la vostra specialità. Grazie. Dunque, la nostra specialità, perché la pizza margherita nasce in questo locale nel 1880, creata da Raffaele Esposito, sposato a Maria Giovanna Brandi, che era la proprietaria. La regina Margherita di Savoia, che nel 89 era Capodimonte, seppe di questo pizzaiolo tanto bravo e lo mandò a chiamare pure per avvicinarsi di più al popolo napoletano, perché lei si era appena insediata. E quindi assaggiò per la prima volta la pizza margherita, perché Raffaele Esposito preparò tre tipi di pizza, tra cui questa preparata con pomodoro, basilico e mozzarella. Quindi gli elementi di base. Gli elementi di base, che erano praticamente i tre colori della bandiera italiana. La regina piacque tantissimo e domandò come si chiamasse questa pietanza, e lui disse: in suo onore, maestà, la chiamiamo Margherita. Ed ecco che Brandi incominciò a segnare tutto il percorso della nostra pizza margherita. Quindi è un onore per noi essere da loro, vi invitiamo a provarla, perché è una delle pizze più importanti e più buone che ci sono presso la nostra bella città napoletana. Signora Sara, lei proprietaria di Brandi Pizzeria qui al corso? Siamo in salita Sant'Anna di Palazzo 2. Perfetto, salita Sant'Anna. Mi dica un attimino, il Pizza Village è stata la terza edizione che voi avete partecipato. Com'è andata? Benissimo, un bagno di folla, ragazzi soddisfattissimi, i nostri pizzaioli si sono divertiti tantissimo, perché è veramente una bella esperienza e passa mezzo mondo al Pizza Village. Quindi sicuramente l'anno prossimo sarete ancora lì. Noi allora vi vogliamo far vedere la specialità, vi rubiamo qualche istante, grazie.
pizzeria storica Brandi, e le facciamo una domanda che per noi risulta anche una curiosità. Vogliamo conoscere la storia, e lei ci ha detto che sono 250 anni che siete sulla piazza. Ci dica un attimino però, da dove nasce, se c'è un documento storico? Certo, allora, la pizzeria nasce nel 1780 con il nome di Pietro e Basta Così, che era il pizzaiolo che lavorava qui, che era il proprietario di questa antica e storica pizzeria, Pietro Colicchio. Poi è passato di padre in figlio il locale fino ad arrivare a Raffaele Esposito, sposato a Maria Giovanna Brandi. E dunque, nel documento storico che attesta, noi abbiamo appunto un documento storico che attesta la nascita della pizza Margherita. Attesta la nascita della pizza Margherita, ed è questo che noi abbiamo esposto nel nostro locale, anche se non si legge molto bene, è molto vecchio, dove la Real Casa, l'ufficio di bocca, si complimenta con Raffaele delle ottime pizze confezionate per la regina Margherita di Savoia. Io tengo un draio, una bocca rossa con manace rasa, una pelle profumata e fronde rosa. Io tengo un draio, volevo offrirti pagando l'ancarrate, no brillante e quindici carate. Ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, capumarola in coppa, capumarola in coppa, ma tu voliva.